Benvenuti a Secondo Voi, il programma su attualità, politica, sociale e su temi di interesse generale per la comunità. Il tema di discussione di oggi è la questione sui parcheggi a pagamento nella città di Orvieto. Infatti, con il completamento del parcheggio interrato di Via Roma sono aumentati sempre di più i parcheggi a pagamento ad Orvieto. Quelli liberi e riservati ai residenti e gli spazi utilizzati per i parcheggi momentanei fuori dalle strisce sono sempre meno. Ma è giusto far pagare il parcheggio nel centro storico? E per chi abita nel comprensorio è sempre più difficile salire e pagare 5 euro per fare il solito struscio. Siete d'accordo o no? Andiamo a sentire cosa ne pensano i cittadini. Dal mio punto di vista sicuramente sì, i parcheggi ci potrebbero anche essere ad Orvieto, come quello di Piazza Caene, che può essere reso libero non tutto a pagamento, o quantomeno in parte mi sembra che sia a pagamento. Ci sono i parcheggi intorno ad Orvieto e mi può anche star bene, però potrebbero essere serviti in maniera molto, molto migliore adesso con dei minibus magari che con partenza arriva dai parcheggi stessi intorno ad Orvieto, e per dare un servizio molto buono, migliore al turista o anche al cittadino stesso, perché magari possono parcheggiare giù in questi parcheggi e poi sanno che trovano subito a disposizione, o quantomeno ogni 10 minuti, quarto d'ora, un minibus che le porta al centro città, e di conseguenza il servizio potrebbe essere ottimizzato e sfruttati meglio i parcheggi se non ci sono dentro il Orvieto. Ma io i parcheggi, che ti dico, parcheggi, no, di quello sono contento che ci sono parcheggi a pagamento. Che quello è troppo esagerato, perché così poi si ostacola anche l'afflusso delle persone a venire a Orvieto, insomma. Naturalmente penso che serviranno anche dei parcheggi gratuiti, perché non tutti possono pagare il parcheggio, insomma ci devono stare delle zone dove ci sono parcheggi a pagamento o anche parcheggi gratuiti, quindi bisogna che il comune un po' gestisca bene la cosa. Per quanto riguarda me, io chiuderei al traffico Orvieto e andare tutti a piedi. Che quello non lo reputo utile. Giù a Piazza Caene lì doveva essere tutto libero, lì ha l'accesso alla città. Capisco, io non posseggo la macchina, ma vedo le difficoltà che si incontrano tutti i giorni. Purtroppo Orvieto è quella che è, non è che mancano i parcheggi, sono troppe le macchine, immagino, dunque dovrebbero usare di più i parcheggi, quelli coperti a pagamento. Ovviamente sono cari, so che sono cari in Italia, ma siamo i primi, vicini al Ravello sulla costiera amalfitana e quant'altro, però che dobbiamo fare? Le macchine sono troppe. Non la vedo bene per niente, sinceramente, perché non c'è parcheggio Orvieto, quindi la riassumo così: non ci sono parcheggi, è difficilissimo. Quindi no, male, molto male, sì. Quello, i parcheggi, pagamento è giusto che siano a pagamento, comunque il centro storico dovrebbe essere tutto centro storico, tutto pedonale, secondo me. Certo, attrezzato meglio magari con i parcheggi, nel senso belle indicazioni, perché comunque anche qui in Via Garibaldi tanti turisti passano, si fermano qui davanti, dov'è che possiamo parcheggiare, perché non si capisce bene. Quindi magari fatto con più indicazioni, spiegato meglio, però comunque certo a pagamento deve essere. Non è giusto, non sappiamo dove parcheggiare, se avrò la possibilità di comprare casa me ne vado da Orvieto centro e scendo giù, perché questo è impossibile. Sono multe perlomeno una volta a settimana. Assolutamente no, secondo me va rivisto proprio in generale, perché non va bene, perché tutti a pagamento e poi tariffe molto alte. Gente di a queste persone che ci amministrano, che purtroppo la situazione è drammatica, per noi è drammatica, per loro non lo so, loro comunque stanno lì, che ti devo dire, non lo so, per noi è drammatica, noi che abbiamo puntato tanto su Orvieto e quindi ci troviamo in questa situazione adesso. Che i cittadini di una comunità non possono essere gli uni diversi dagli altri. Cioè io il parcheggio a casa mia non me lo dà nessuno perché non sto nel centro storico. Quindi voglio dire, quelli che stanno nel centro storico si adattano ai parcheggi che ci sono. Dopodiché poi dentro il centro storico ci sono parcheggi ad anno,
più che ora, perché c'è qualcuno che mette la macchina, lì ce n'è una sotto l'ufficio mio, so 28 giorni che sta parcheggiata sullo stesso parcheggio, 28 perché l'ho contate. Beh, insomma, bisognerebbe anche regolarsi e capire che tutti hanno diritto di parcheggiare. Io a casa mia parcheggio non ce l'ho passato gratis da qualcuno. Nella prossima puntata di Secondo Voi andremo ad affrontare un argomento che va di pari passo con quello dei parcheggi all'interno della città di Orvieto, ovvero Orvieto città isola pedonale. Anche questo è un tema su cui si disquisisce da anni, ma che ancora sembra non aver trovato soluzione. Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. Ciao!